Io non sono un assassino, non volevo uccidere. E lui, che ha ucciso me, se n'è andato, ma senza capire cosa gli è successo, è morto senza soffrire. E poi lui è morto una volta sola, io muoio ogni giorno, ogni volta che la guardo negli occhi. Lei pure è morta, lei pure muore ogni giorno, l'assassino è lui. Ha ucciso una famiglia, ha ucciso i miei figli. Quei bambini non sorridono più. Sono piccoli, dovrebbero giocare, correre, ridere. E invece no, non fanno nulla di tutto questo, sono terrorizzati dalla vita. Non avevo il diritto di togliere la vita a un uomo, lo so, e quando mai avevo fatto male a qualcuno prima? Ma quello non era un uomo, era un verme. Un verme viscido che succhiava l'anima della povera gente. Dio mio, perdonami per quello che ho fatto, perdonami. A uccidere è stata una persona morta. La legge non può condannare uno che è defunto. E tu, Dio mio, conosci il momento esatto in cui la mia vita è finita. Ero già morto quando ho ucciso, non mi importa della legge. Ho bisogno solo del tuo perdono, solo a te devo rendere conto di quello che ho fatto, la legge. Se esistesse veramente, tutto quello che è successo non sarebbe mai accaduto. Quella croce sarebbe ancora lì, al suo posto. E io, come tutte le domeniche, ora sarei qui a pregare dove prima c'era la croce, la legge, che protegge essere striscianti, non riuscirà a condannarmi, non succederà mai perché nessuno di quelli che mi hanno visto parlerà. Erano in tanti quella mattina in chiesa e non l'ho ucciso solo io, quel bastardo. L'hanno ucciso tutti insieme a me, lo odiavano perché ognuno di loro aveva fatto del male e tu hai il coraggio di condannarmi per quello che ho fatto, hai il coraggio di punirmi dopo quello che ho subito, dopo quello che è stato fatto alla mia famiglia. E non è già una condanna quella che sto vivendo, perché accadono certe cose, che senso ha? A chi avevamo fatto male noi per subire una cosa simile? I miei bambini. Hanno il terrore conficcato negli occhi, da quel giorno non sorridono più, il dolore. I figli miei conoscono solo il dolore. In carcere ci deve andare chi commette un delitto. E il delitto più grave l'ha commesso lui per quello che ha fatto, ha pagato pure poco. Lui il dolore non l'ha sentito, non l'ha vissuto, non l'ha neppure visto in faccia. L'ha avvertito solo per un attimo, ciascuno porta una croce, diceva sempre mia madre. E quella croce non è stata la mia mano a conficcarla nella sua schiena, no. Non è stata la mia mano. È stato il dolore a ucciderlo. La mano della disperazione ha voluto che anche la sua schiena sentisse il peso della croce. Ma ora ho bisogno del tuo perdono, il dolore acceca la ragione e lo rifarei altre mille volte se potessi tornare indietro. E altrettante mille volte mi pentirei. Prima di andare via l'uomo si era fatto il segno della croce, era la prima volta che lo faceva, dopo che aveva compiuto l'assassinio usando come arma il simbolo della sofferenza cristiana. Per lui il gesto era sempre stato un rituale quotidiano che compiva appena sveglio, prima di ogni passo, prima di andare a dormire. La croce che aveva usato per uccidere il sacrestano aveva lasciato un segno indelebile nella sua anima che non gli permetteva più di compiere quel rituale. E invece, al cospetto del Signore, improvvisamente riprese a farlo, non più come una consuetudine, ma come gesto lento, sentito, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e pensò, amen, mentre si alzava con gli occhi chiusi, affidandosi al Dio nel quale, nonostante tutto, continuava a credere.